Dottor Wisp, la trasmissione per l'atleta, ma la trasmissione per tutti, perché dà le indicazioni giuste, ci dice come fare, cosa fare, perché praticare sport. Ma questa sera è dottoressa Wisp, vi presento la dottoressa Giulia Cipriani, la nostra nutrizionista. Grazie mille per l'invito. Vieni da Roccaraso, come ce lo dice lo stesso nome, a Roccaraso anche il suo studio personale, uno studio che replichi a Castel di Sangro, presso lo studio associato Sangro Health System, quindi un impegno a 360 gradi per dare le giuste indicazioni. Quella di questa sera è un argomento molto particolare, sempre più conosciuto, sempre più chiacchierato, che è la dieta chetogenica. Dottoressa, che cos'è la dieta chetogenica? Allora, la dieta chetogenica rientra nel gruppo delle diete proteiche, è nata nel 1971 dal professor Blackburn, il quale ha identificato e individuato il primo protocollo dietetico di tipo proteico. Nell'arco degli anni numerosi studi hanno cercato di migliorare appunto il protocollo, perché vedremo in seguito che è molto sbilanciato, e vediamo appunto come solo nel 1993, quindi si è dovuto aspettare un po' di tempo per convalidare il protocollo stesso. Il Ministero della Salute americano lo ha convalidato, ma nel 2003 si è appunto in Finlandia e in altri stati è stato utilizzato come gold standard per la prevenzione di alcune patologie. Ecco, la domanda infatti era questa: perché nasce un protocollo di una dieta proteica? Allora, inizialmente si è visto che con questo tipo di dieta diciamo nasce per andare a trattare delle forme farmacoresistenti dell'epilessia, proprio perché questa dieta permette, con un ridotto se non nullo apporto di carboidrati, una produzione di corpi chetonici dal fegato, che garantisce che riescono ad attraversare la barriera ematoencefalica, danno una riduzione del senso di appetito, perché vanno a stimolare appunto ad agire sul centro della fame ipotalamico, ma dall'altro lato riescono, con un meccanismo ancora ad oggi sconosciuto, vanno a ridurre quelle scariche parossistiche tipiche delle forme epilettiche. Quindi potremmo dire che è una dieta non per forza mirata a una questione di benessere, ma mirata alla cura di alcune patologie. Sì, cura se non prevenzione, infatti il trattamento è il gold standard oggi per il trattamento dell'obesità o forme di sovrappeso associate ad altri fattori di rischio, quali diete tipo diabete di tipo 2. E difatti abbiamo visto nel contributo della regia, è una piramide quasi capovolta rispetto ad una dieta mediterranea o comunque una dieta al cui noi siamo più abituati. Esattamente, ma è anche una dieta che appunto, se non parliamo di forme neurodegenerative, deve essere utilizzata in un tempo molto ristretto. Io tendo ad utilizzarla per 3-4 mesi, per poi riavviare un processo di rieducazione alimentare e reinvertire di nuovo questa piramide per tornare in dieta mediterranea. Ok, la dieta chetogenica ha un nome affascinante, per la quale molte persone mi chiedono che cos'è, ma non è per tutti. Specifichiamo allora per chi è indicata, ma anche per chi non è indicata. Allora, partendo dall'idea che per identificarla possiamo parlare di una dieta ipocalorica, ipoglucidica, ma normoproteica, perché spesso si parla di diete iperproteiche, ma non dobbiamo assolutamente confonderle. È data da una riduzione appunto dell'assunzione dei carboidrati e quindi è adatta per quei soggetti che hanno un'intolleranza ai carboidrati o alterazioni, ad esempio, di una produzione di enzimatica come la piruvato deidrogenasi, ma altri enzimi appunto importanti che rientrano nel metabolismo degli zuccheri. Perfetto. In più è una ipoglucidica appunto, ma l'apporto delle proteine deve essere commisurato al peso ideale del paziente, quindi garantisce un trattamento soprattutto in quelle forme di sovrappeso obesità correlate ad esempio a un diabete di tipo 2 o un'insulino resistenza. Infatti si è visto che il trattamento di queste patologie con appunto questa dieta chetogenica ha portato appunto un miglioramento dei parametri ematochimici, tra cui ad esempio l'emoglobina glicata, la glicemia, ma anche l'insulina basale. In più può essere utilizzata in quei pazienti con forme di dislipidemia mista, quindi ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia,
o soggetti con ipertensione, ma attenzione a soggetti che hanno avuto degli eventi cardiovascolari, proprio perché essendo altamente sbilanciata potrebbe apportare poi un'alterazione del metabolismo del potassio. È una dieta che comunque si accompagna ad una cura farmacologica oppure può sostituire in alcune patologie l'intervento del farmaco? Nel caso dell'epilessia si è visto appunto come l'unico trattamento è proprio il trattamento dietetico nelle forme farmacoresistenti che soprattutto si sviluppano in quei bambini nelle prime fasi di vita, ma sicuramente potrebbe essere un aiuto oppure può essere utilizzata sotto forma di prevenzione per l'insorgenza di alcune patologie che si sviluppano soprattutto nell'arco della vita attorno ai 50-60 anni. Abbiamo detto per chi è indicata, nella slide che stiamo vedendo è molto ben evidenziato, soprattutto direi specifichiamo per chi non è indicata una dieta chetogenica. Ok, essendo una dieta che rientra nel regime proteico, possiamo parlare di, possiamo escludere quei pazienti con insufficienza renale, proprio perché l'apporto di proteine deve essere ridotto, infatti il marker utilizzato è la creatinina. Valori molto alti, superiori all'1,5, sono indice di esclusione del paziente e di non aderenza del paziente al protocollo. Anche anziani, soggetti, ragazzi appunto in fase di crescita, perché i metabolismi appunto richiedono dei fabbisogni specifici e a volte appunto dei fabbisogni aumentati in termini di macronutrienti, gravidanze e allattamento sicuramente sono da escludere, ma soprattutto il diabete di tipo 1, perché la produzione di corpi chetonici può portare a un'acidosi metabolica con la produzione appunto del beta-idrossibutirrato, acetoacetato e acetone, che possono portare appunto una chetosi, acidosi e di contro anche un coma diabetico, quindi assolutamente da escludere. In più soggetti con epatopatie, quindi insufficienze epatiche gravi, ma di contro se abbiamo un fegato grasso, quindi un'alterazione delle transaminasi dovuta a questo, questi soggetti sono dei modelli appunto questa dieta può essere utilizzata come modello preferenziale. Abbiamo dato sicuramente l'idea di chi deve e chi non deve utilizzare la dieta chetogenica, soprattutto abbiamo dato l'idea che la dieta chetogenica deve avere una precisa indicazione per dei determinati soggetti. E in che modo la dieta chetogenica può essere sposata da uno sportivo, se c'è un modo? Oppure in che modo uno sportivo che comunque è una persona normale, che non ha particolari problematiche, deve comunque lasciarla stare, non prenderla in considerazione? Qual è il consiglio che diamo? Allora, ultimamente si sta parlando di dieta chetogenica anche nello sport, sono gli ultimi proprio studi recenti che si stanno sviluppando. Sicuramente se parliamo da un punto di vista biochimico, l'utilizzo della dieta stessa potrebbe in soggetti che praticano un'attività a bassa intensità ma a lunga durata, appunto proprio perché biochimicamente viene utilizzato il metabolismo lipidico piuttosto che glucidico, potrebbe essere un coadiuvante. Ma... quindi diciamo discipline di endurance. Sì, ma ci sono adesso degli studi che stanno appunto cercando di validare il protocollo e di migliorarlo, perché ovviamente i fabbisogni sono variati. Certo. Sono vari. E andiamo appunto, abbiamo detto quelli che potrebbero essere i vantaggi per lo sportivo. Quali potrebbero essere gli svantaggi, comunque se ha degli effetti collaterali importanti per i quali noi dobbiamo escludere di sposare questo tipo di dieta? Sì, effetti collaterali possono essere vari sia per lo sportivo che appunto per un soggetto sedentario. Innanzitutto la produzione dei corpi chetonici può portare ad un aumento dei mal di testa, cefalee nei primi giorni appunto di aderenza alla dieta. Nell'1% dei casi si sviluppano forme diarroiche, ma spesso e volentieri c'è una forma di stitichezza, quindi si sviluppa attorno a un 20-30% una stipsi dovuta a un ridotto apporto di fibra.
Oltre questo, capogiri e alitosi, soprattutto l'alitosi, può essere indice di buona aderenza alla dieta, proprio dovuta alla produzione dei corpi chetonici stessi. È fondamentale in questa dieta mantenere una buona idratazione, quindi almeno un 2 litri di acqua al giorno, e garantire un'integrazione di micronutrienti, perché essendo una dieta molto sbilanciata può portare a una riduzione e un'alterazione del metabolismo non solo del sodio ma anche e soprattutto del potassio. È per questo che soggetti che hanno avuto storia di cardiopatia devono essere assolutamente esclusi dal protocollo. Perfetto. Questo ci fa capire come appunto una dieta fai da te di tipo chetogenico è da escludere assolutamente. Ecco, infatti quello io volevo dire, ossia chi avesse intenzione di provare a fare una dieta chetogenica deve assolutamente appoggiarsi e confrontarsi con un nutrizionista. Sì, ed essere monitorato nell'arco del tempo, anche perché è una dieta che va a ridurre in modo drastico la massa grassa, quindi anche il monitoraggio anche ogni 15 giorni della composizione corporea attraverso una bioimpedenziometria potrebbe essere una strategia utile sia per il nutrizionista che per il paziente stesso, e potrebbe comunque aiutare il paziente ad aderire al meglio alla dieta. È una dieta molto drastica, come ho sottolineato spesso, e un apporto di carboidrati così basso spesso può essere un po', può terrorizzare un po' il paziente stesso. Ecco, e proprio per evitare di terrorizzare, ma anche per dare un'idea di quella che è la dieta, facciamo un esempio, diciamo, di un pasto o comunque di una giornata tipo di una dieta chetogenica. Allora, sicuramente l'apporto di proteine appunto in grammi in base al peso ideale del paziente. Sì, rimanendo magari nel generico. Sì, sicuramente porzioni di carne e pesce sono da preferire, vanno escluse assolutamente la frutta. Apporto di fibra dato solamente dalle verdure, alcune soprattutto quelle con un basso apporto in zuccheri, quindi vengono escluse se non limitate, carote, rape rosse, massimo un 50 grammi al giorno. Quindi, se ho capito bene, ci si nutre essenzialmente di proteine, quindi di carne? Di pesce, carne o di grassi anche. Perfetto, sì. Ovviamente andiamo anche a quello che è il classico luogo comune, carni rosse o carni bianche. Da preferire le carni bianche, come si dice spesso, alle carni rosse, da escludere le carni rosse in una dieta del genere che comunque richiede una grossa consumazione di carne, che consiglio possiamo dare? Non c'è da escludere la carne rossa in questo protocollo, cosa che invece solitamente va limitato ad esempio in un protocollo di dieta mediterranea, ma sicuramente un apporto di pesce che garantisce comunque un apporto di omega 3 e di acidi grassi poliinsaturi può essere una strategia vincente. Una domanda che mi fanno alcuni podisti, io sono un podista quindi sento la voce del podismo, è perché la dieta chetogenica tende ad escludere le verdure o la frutta? Perché all'interno ci sono degli zuccheri, quindi sono prodotti ricchi in carboidrati. Alcune verdure vengono escluse, altre no, ad esempio verdure a foglia larga come lattuga, spinaci o anche le zucchine vengono comunque possono essere assunte in grandi quantità. Mentre per evitare appunto che ci sia uno squilibrio della percentuale di carboidrati nell'apporto appunto energetico totale, porta ad una esclusione di alcuni prodotti, proprio perché a volte ci possono essere dei piccoli errori fatti dall'atleta, ma anche dal soggetto appunto, un soggetto sedentario anche. Sicuramente non sono da escludere, la frutta è assolutamente da escludere, perché appunto ci sono degli zuccheri semplici che poi raggiungono il nostro fegato e a livello epatico viene stimolata la gluconeogenesi e quindi c'è un blocco della produzione dei corpi chetonici. Gli stessi quindi poi non vengono più utilizzati. Quindi possiamo dire che tutto quello che si fa nella dieta chetogenica lo si fa per produrre corpi chetonici. Sì. Quindi in definitiva tutto il resto, anche se a noi sembrano cose assurde, però va seguito un protocollo del genere che viene comunque consigliato dal nutrizionista. Assolutamente sì. E con la produzione dei corpi chetonici avviene la cosiddetta beta ossidazione degli acidi grassi, quindi l'energia viene fornita appunto dai grassi stessi, e con questa beta ossidazione c'è appunto una riduzione della massa grassa.
E diciamo, con la dottoressa Cipriani abbiamo secondo me sviscerato la dieta chetogenica, abbiamo secondo me spiegato che può andare molto bene per chi ha delle patologie, non va presa in considerazione per chi patologie in realtà non ne ha, va seguita in maniera molto molto selettiva insieme ovviamente ad un nutrizionista. La nostra nutrizionista è a disposizione presso lo studio di Roccaraso, presso lo studio di Castel di Sangro. Ti ringrazio a Grazie nome a di te. Tutto il mondo sportivo, a nome di tutta la WISP per questo preziosissimo contributo.